io sono arrivato a Teramo e si vive di ricordi. I ricordi sono una cosa bellissima, ma la realtà è una squadra che si deve salvare. La mentalità è quella del primo tempo. Non saremo belli, però abbiamo concesso pochissimo all'avversario. Dobbiamo lavorare su questa consistenza difensiva, di non concedere niente, e gli altri se lo devono andare a guadagnare proprio col sudore. E dobbiamo migliorare quando entriamo in possesso di palla, perché abbiamo dei giocatori che hanno la qualità. Non possiamo pensare di dominare le partite, non potevamo pensare di venire a Padova con la qualità e la rosa che ha a disposizione il Padova, con il budget che ha a disposizione il Padova, e io dicevo tutto con la qualità appunto di alcuni giocatori, e pensare di venire qua e fare una partita diversa. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ci è mancato quel qualche cosa nelle ripartenze, perché sicuramente abbiamo qualità per poter fare meglio. Poi il secondo tempo è da analizzare da parte nostra, perché è vero che abbiamo giocato tutte e due, però noi abbiamo giocato una partita importante di campionato e loro hanno fatto giocare altri giocatori. Di conseguenza alla fine, all'inizio del secondo tempo, loro hanno alzato un pochettino il ritmo e la qualità è venuta fuori, perché è normale che quando hai la possibilità di determinati cambi di qualità è normale che abbiamo sofferto. Ovviamente il secondo tempo è stato tutto un altro secondo tempo in cui noi poi, una volta preso il gol, anche a livello un pochettino mentale non abbiamo saputo reagire. Abbiamo provato a prendere metri cercando di cambiare un pochettino assetto, anche perché avevamo Cipioni che ha fatto una buona partita, però erano tre mesi che non giocava, di conseguenza abbiamo provato a fare qualche cosa di diverso, però questo non ha portato niente. Cioè, di solito nelle ultime partite avevamo prodotto qualche cosa di più, è vero che avevamo giocato in casa. Dobbiamo analizzare anche che noi ci alleniamo e giochiamo su un campo sintetico, e oggi visivamente mi sembrava che il secondo tempo eravamo un po' stanco.